cui si può chiamare ovviamente in tanti modi, ma è quello, diciamo, in qualche modo di trasporre in sede comunale alcuni principi di alcune convenzioni importanti come Aalborg, come Orus, cioè le convenzioni che danno un senso forte alla partecipazione, che la partecipazione non rimane così come una sfera filosofica o metagiuridica, ma che si dia appunto senso di concretezza alla partecipazione in modo da poter incidere concretamente sulla determinazione politiche pubbliche locali. Questo è un altro grande tema che a mio avviso andrebbe messo in rete. Beppe, dimmi se mi sono andato troppo, chiamami qua 5 minuti prima, così va. In 5 minuti ce li hai. Tutto ciò ovviamente presuppone un discorso su un modello di democrazia diverso, cioè tutto ciò presuppone un ragionamento intorno ad una, direi tra virgolette, democratizzazione maggiore delle democrazie locali, cioè presuppone la capacità delle democrazie locali di farsi carico di qualcosa che a livello nazionale non se ne fa carico, ma anzi peggio, forse si colpisce, cioè quello di riuscire a coniugare nello stesso tempo le diverse dimensioni della democrazia: rappresentanza, partecipazione, prossimità, diretta. Ecco, allora, se questo è vero e se noi abbiamo la forza e l'ambizione di porci dal basso questo grande obiettivo, cioè un modello alternativo di democrazia, utilizzando strumenti diversi o utilizzando più strumenti insieme, ma e nello stesso tempo non cadendo mai negli egoismi e nei localismi, quindi di un'accezione localistica di queste azioni, che vedete partono dagli enti locali, ma vedete sono tutti temi di portata nazionale, se non europea, perché stiamo discutendo dei modelli di democrazia, stiamo discutendo dei diritti fondamentali, di partecipazione, quindi la forza è quella di esprimere un modello alternativo che parta dal basso, ma che non cada mai in egoismi e localismi, ma perché vuole, ha l'ambizione e la forza di affrontare temi di carattere generale, ha la forza e la volontà e l'ambizione di affrontare i grandi temi della tutela del governo dei diritti fondamentali. E allora, se tutto ciò è vero, se tutto ciò ce lo poniamo come ambizione di azione e di creazione di una rete, ovviamente c'è un problema di discussione che riguarda la riduzione della sovranità o una diversa interpretazione del concetto di discrezionalità politico-amministrativa. Discutiamo sulla democrazia di prossimità, democrazia diretta, discutiamo sulla democrazia ambientale, discutiamo del rapporto, andiamo oltre ovviamente la dicotomia proprietà pubblica e proprietà privata, ragioniamo su nuovi modelli di gestione e ci poniamo come obiettivo di dare dei contributi alla teoria generale dei beni comuni, che non è chiusa, è una teoria super aperta. Accanto a questo, e voi l'avete detto bene negli interventi precedenti, c'è tutto il problema della democrazia economico-sociale, c'è tutto il problema delle risorse, di come la democrazia sociale ed economica si confronta con il modello attuale. Noi pensiamo, l'abbiamo detto più volte, ad un modello che sta dentro e oltre la Costituzione, non voglio dire che sta contro la Costituzione, fermo restando che per me la Costituzione è un punto fondamentale ma non un feticcio immodificabile, dentro e oltre, ma confrontiamoci però con il dato vigente, quindi dentro, e verifichiamo però come spesso in questo momento la realtà si discosti dal dato formale. Non voglio neanche ragionare sul dato, quindi della Costituzione materiale, ma col dato formale. Che se noi ci andiamo a rileggere alcuni principi della nostra Costituzione, l'articolo 5, promuovere le autonomie locali, attuare il più ampio decentramento amministrativo, compito della Repubblica. Se ci andiamo a rileggere l'articolo 118, che dice le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, il principio di sussidiarietà verticale, cioè dice che in primis sono attribuite ai comuni.
Se ci andiamo a rileggere l'articolo 119, che dice, a parte il fondo perequativo, poi dice, e questo è molto importante, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio della loro funzione, lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane o regioni. Oppure quell'altra norma che dice, il 119 quarto comma, che le risorse derivanti dalle fonti di cui i commi precedenti devono consentire a comuni, province, città metropolitane e regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Se è vero questo, cioè se è vero che c'è l'articolo 117, l'articolo 118, l'articolo 5, che pongono anche dal punto di vista economico-finanziario i comuni al centro, diciamo, di una cornice di responsabilità rispetto all'erogazione di servizi pubblici essenziali, e poi non sono messi in condizione i comuni di svolgere queste funzioni, cioè c'è un iato tra attribuzione di funzioni e principi, e da una parte sembra che il sistema, diciamo, della democrazia economico-sociale di primo livello stia tutto a casa, c'è un carico di responsabilità fortissimo di trasferimento di funzioni politico-amministrative sui comuni, e si dice anche che devono essere messi in grado, e se questi principi che sono stati approvati e adottati nel 2001 sono progressivamente messi in discussione a partire dalla legge delega sul federalismo fiscale, che non parla mai di finanziamento integrale delle funzioni, non parla mai di finanziamento integrale delle funzioni, crea artatamente, in contrasto con l'articolo 118, un principio di funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali, cosa che non c'è in Costituzione. Bene, allora io credo che un altro grande tema che auspico sia posto in discussione appunto il 28 è questa inosservanza di principi costituzionali da parte di una legislazione sempre più aggressiva, questa sì che si muove contro Costituzione, questa sì che mette in discussione lo Stato sociale e il welfare all'interno di questo modello. Fermo restando che io non credo che all'interno di questo modello, di questa democrazia in crisi capitalistica, si possa affermare